Elena Aiello è una figura di santità del secolo scorso, beatificata dalla Chiesa, fondatrice delle suore minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Nacque a Montalto Uffugo nel 1895. Fin da piccolissima mostrò un'attenzione particolare per il messaggio evangelico. Rimasta orfana di madre, si diede da fare per aiutare la famiglia, ma la sua chiamata sembrava essere quella alla vita religiosa nelle suore del preziosissimo sangue. Entratavi come novizia, però, si ammalò gravemente, tanto che la congregazione non la ritenne più idonea e la rimandò a casa, pensando la prossima alla morte. Invece Elena ebbe un'apparizione di Gesù, che le disse che sarebbe stata risanata, ma il venerdì santo di ogni anno avrebbe portato sul suo corpo i segni della passione. E difatti così avvenne. Per il resto della vita, nel giorno della morte di Gesù, avrebbe sudato sangue e sperimentato le stigmate, segni che poi puntualmente scomparivano ogni sabato santo. Questa esperienza la spinse a dar vita a Cosenza a una nuova congregazione religiosa, l'Istituto delle Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Nelle regole indicò la passione di Gesù come riferimento spirituale e la carità testimoniata nella sua terra da San Francesco da Paola come orizzonte quotidiano. Aprì alcuni istituti per gli orfani, ma anche un istituto magistrale per garantire un futuro alle ragazze uscite dall'orfanotrofio. Morì nel 1961 a Roma, dove si era recata per aprire una nuova casa. Si potrebbe approfondire la vita di questa beata e potete, senz'altro farlo personalmente. Queste note biografiche brevissime vogliono solo inquadrare una figura di spicco che tra i tanti doni e carismi celesti ebbe anche quello della profezia, delle profezie. Bisogna distinguere tra vere e false profezie, certo, senz'altro, e proprio per questo motivo abbiamo bisogno di riferirci e di volgere lo sguardo a quelle che hanno testimoniato virtù eroiche che sono praticamente senz'altro il segno autorevole che la loro missione celeste è senz'altro credibile. Questa missione celeste è multiforme. Tra le tante possibilità verso le quali, diciamo, questa missione del cielo può indirizzarsi, c'è anche l'aspetto profetico, quelle cose che il Signore ci dice per avvertirci, quindi con lo scopo di suscitare una conversione, un ritorno a Lui. Le profezie non mancarono nella vita e nell'esperienza spirituale della beata Elena Aiello, ma se facciamo riferimento a lei, se poniamo attenzione alla sua figura è perché nel contesto attuale di una, diciamo, pericoli di guerra sempre più gravi e imminenti, lei ha da dirci qualcosa. Gesù e Maria Santissima parlarono a questa beata e le dissero cose di particolare importanza. Un grande biblista del secolo scorso, Francesco Spadafora, anche lui una figura autorevolissima, ecco, nel contesto del cattolicesimo del secolo scorso, a difesa dell'ortodossia, soprattutto nel campo biblico, ha curato sia la vita che gli scritti, e tra questi scritti tanti sono profetici. Motivo in più per dare credito a lei e a quello che, per volontà di Dio, ha fatto conoscere al mondo. Allora leggiamo alcuni messaggi che la Madonna da una parte e Gesù dall'altro hanno lasciato alla beata Elena Aiello perché ci dicono qualcosa che a noi effettivamente interessa. La Madonna, parlando alla beata, diceva: "Gli uomini offendono troppo Dio. Se io ti facessi vedere il numero dei peccati che si commettono in un sol giorno, ne moriresti dal dolore. I tempi sono gravi. Il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che ai tempi del diluvio. Il materialismo si avanza e continua la sua marcia segnata di sangue. In lotte fratricide, vi sono segni evidenti e pericolosi per la pace. Il flagello sta passando sul mondo come l'ombra di una nube minacciosa, per testimoniare agli uomini che la giustizia di Dio
preme sull'umanità e che la mia potenza di madre di Dio contiene ancora lo scoppio dell'uragano. Tutto è sospeso come a un filo. Quando questo filo si spezzerà, la giustizia divina piomberà sul mondo e compirà il suo terribile corso purificatore. Tutte le nazioni saranno punite perché molti sono i peccati che, come una marea di fango, ha ricoperto la terra. Le forze del male sono preparate a scatenarsi in ogni parte del mondo con aspra violenza. Tremendo sarà lo sconvolgimento per quello che avverrà. Già da tempo ho avvisato gli uomini. In tanti modi i governatori dei popoli avvertono il pericolo gravissimo, ma non vogliono riconoscere che per evitare il flagello è necessario far ritornare la società a una vita veramente cristiana. Quanto strazio sente il mio cuore nel vedere che gli uomini a tutto pensano, meno che a ritornare a Dio. Ma il tempo non è lontano e tutto il mondo sarà sconvolto. Molto sangue sarà versato, di giusti, di innocenti, di santi sacerdoti, e la Chiesa soffrirà molto. L'odio arriverà al colmo, l'Italia sarà umiliata, purificata nel sangue, e dovrà molto soffrire, perché molti sono i peccati in questa nazione prediletta, sede del Vicario di Cristo. Non puoi immaginare quello che accadrà. Si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue. Il Papa soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un'agonia che abbrevierà il suo pellegrinaggio terreno. Il suo successore guiderà la nave nella tempesta, ma non tarderà la punizione degli empi. Quel giorno sarà spaventoso nel modo più terribile. La terra tremerà e scuoterà tutta l'umanità. I malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia di Dio. Questo messaggio, abbastanza generale, ecco, sui futuri, potremmo dire ormai presenti, mali pronunciati dalla Madonna, viene poi dettagliato maggiormente da Gesù, che spiega i motivi concreti per cui il mondo e soprattutto l'Italia avranno da soffrire e quali saranno effettivamente i castighi, cioè in quale forma si presenteranno i castighi che Dio infliggerà al popolo ribelle. Leggiamo allora alcuni di questi messaggi del Signore. Lanciate un messaggio per avvisare subito, possibilmente tutti gli uomini della terra, perché ritornino a Dio con preghiere e penitenze. Essi sono diventati così ingrati verso il mio sacro cuore e, abusando delle mie grazie, hanno trasformato il mondo in una scena di delitti. Innumerevoli scandali portano le anime alla rovina, specialmente le anime della gioventù. Essi si sono dati senza ritegno ai piaceri del mondo, che sono degenerati in perversioni. Il cattivo esempio dei genitori produce nelle famiglie scandali e infedeltà anziché la pratica delle virtù e della preghiera. La casa, fonte di fede e santità, viene macchiata e distrutta. La caparbietà degli uomini non cambia ed essi testardamente vanno avanti nei loro peccati. I castighi e le afflizioni che Dio manda per farli diventare ragionevoli sono severi, ma gli uomini sono furiosi come bestie ferite e induriscono i loro cuori contro la grazia di Dio. Il mondo non merita più perdono, ma fuoco, distruzione e morte. Deve esserci molta penitenza e preghiera da parte dei fedeli per mitigare il meritato castigo che ora viene trattenuto dall'intervento della mia cara madre, che è madre di tutti gli uomini. È prossimo il flagello che purificherà la terra dal male. La giustizia divina grida soddisfazione per le molte offese e i mali che coprono la terra. Nient'altro sarà tollerato. Gli uomini nella loro ostinazione si sono induriti nei loro errori e perciò non si rivolgono a Dio. Le persone non si sottomettono alla Chiesa e disprezzano i sacerdoti perché fra di loro ce ne sono tanti che sono motivo di scandalo. Ascolta bene ciò che ti dico e annuncialo a tutti. Il mio cuore è rattristato dalle molte afflizioni che minacciano il mondo. La giustizia del nostro Padre Celeste è gravemente offesa. Gli uomini continuano a vivere ostinatamente nei loro peccati. Una propaganda, e si tratta di messaggi dati negli anni 50 del secolo scorso. Una propaganda impia ha diffuso nel mondo molti errori, suscitando ovunque persecuzioni, rovine e morte. Se gli uomini non cesseranno di offendere il Figlio mio, il tempo non sarà lontano che la giustizia del Padre manderà sulla terra il flagello dovuto e sarà peggiore, il peggior castigo che mai si sia visto nella storia dell'umanità.
Quando nel cielo apparirà un segno straordinario, sappiano gli uomini che prossima sarà la punizione del mondo. Quale sarà questo segno straordinario? Mistero, ma qualcosa di simile avvenne a Fatima. Quando una luce straordinaria che tutti avrebbero visto, l'aurora boreale, di cui poi dopo si parlò e fu testimoniata, insomma, da tantissime persone, fu il segno anticipatore della seconda guerra mondiale, del secondo grande conflitto che sterminò, portò sterminio, rovina, devastazione, morti, qualcosa di simile. Un segno grandioso dunque, un segno straordinario. Voglio che si sappia che il flagello è vicino. Fuoco mai visto scenderà sulla terra e gran parte dell'umanità sarà distrutta. Quelli che resteranno troveranno nella mia protezione la misericordia di Dio, mentre tutti coloro che non vogliono pentirsi delle loro colpe periranno in un mare di fuoco. La Russia, attenzione, qui c'è un riferimento alla Russia, sarà quasi completamente bruciata. Anche altre nazioni scompariranno. L'Italia sarà salvata in parte per il Papa. Il mondo è sprofondato in una corruzione strabocchevole. Quelli che governano sono resi veri demoni incarnati e mentre parlano di pace preparano le armi più micidiali per distruggere popoli e nazioni. L'ira di Dio è prossima, ancora Gesù che parla, e il mondo sarà travagliato da gran calamità, sanguinose rivoluzioni, forti terremoti, carestie, epidemie e spaventosi uragani che faranno straripare i fiumi e i mari. Il mondo sarà tutto sconvolto da una nuova terribile guerra. Le armi più micidiali distruggeranno popoli e nazioni. I dittatori della terra, veri mostri infernali, atterreranno le chiese con i sacri cibori e distruggeranno popoli, nazioni e le cose più care. In questa lotta sacrilega, per il feroce impulso e l'accanita resistenza, molto verrà abbattuto di tutto quello che è stato fatto dalla mano dell'uomo. Nubi con bagliori d'incendio compariranno infine nel cielo e una procella di fuoco si abbatterà su tutto il mondo. Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà 70 ore. Gli empi saranno polverizzati e molti andranno perduti nell'ostinatezza del loro peccato. Allora si vedrà la potenza della luce sulla potenza delle tenebre. Castigo dunque terrificante, ma che ha questo scopo finale, quello di far vedere, di mostrare la potenza della luce che soppianti la potenza delle tenebre. Vi sarà un vero e grande duello tra me e Satana, continua il Signore. Il materialismo avanza veloce in tutte le nazioni e continua la sua marcia segnata di sangue e di morte. Se gli uomini non torneranno a Dio, verrà una guerra grande da est a ovest, guerra di terrore e di morte. Ed infine il fuoco purificatore cadrà dal cielo come fiocchi di neve su tutti i popoli e una gran parte dell'umanità rimarrà distrutta. La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia, e innalzerà la sua bandiera sulla cupola di San Pietro. Manifesterò la mia predilezione per l'Italia, che sarà preservata dal fuoco, ma il cielo si coprirà di densa tenebra e la terra sarà scossa da spaventosi terremoti che apriranno profondi abissi e verranno distrutte città e province. E tutti grideranno che è la fine del mondo. Anche Roma sarà punita secondo giustizia per i suoi molti e gravi peccati, perché lo scandalo è arrivato al colmo. I buoni però che soffrono, i perseguitati per la giustizia e le anime giuste non debbono temere. Non debbono temere, perché saranno separati dagli empi e dai peccatori ostinati e saranno salvati. Che parola consolante. L'umanità si è allontanata da Dio e allucinata dai beni terreni ha dimenticato il cielo e si è sprofondata in una corruzione strabocchevole che non trova riscontro neppure con i tempi del diluvio. Ma l'ora della giustizia di Dio è vicina e sarà terribile, e se gli uomini non ravviseranno in questi flagelli i richiami della divina misericordia e non ritorneranno a Dio con una vita veramente cristiana,
un'altra guerra terribile verrà da est a ovest e la Russia con le sue armi segrete combatterà l'America, travolgerà l'Europa e si vedrà specialmente il fiume Reno della Germania pieno di cadaveri e di sangue. Anche l'Italia sarà travagliata da una grande rivoluzione e il Papa dovrà molto soffrire. Il nemico come il leone ruggente avanzerà su Roma e il suo fiele avvelenerà popoli e nazioni. Questo messaggio era del 1960 e dell'anno dopo quest'altro che conclude la nostra brevissima rassegna. Oh, che orribile visione vedo, sta succedendo una grande rivoluzione a Roma, stanno entrando in Vaticano, il Papa è da solo, sta pregando, stanno tenendo il Papa, lo prendono con la forza, lo picchiano fino a farlo cadere, lo stanno legando, oh Dio, stanno dando dei calci, che scena orribile, terribile. Nostra Signora si sta avvicinando, quegli uomini malvagi cadono a terra come cadaveri, Nostra Signora aiuta il Papa ad alzarsi prendendolo per il braccio, lo copre con il suo manto e gli dice non temere. Una visione del Venerdì Santo del 1961, quest'ultima. Questo erano solamente questi qui dei brevissimi estratti che sono andati a centrare alcuni temi, o meglio, il tema del castigo e alcuni eventi, elementi che caratterizzeranno questa punizione di Dio. Noi non possiamo ignorare la necessità di questo intervento purificatore di Dio, perché, come giustamente abbiamo letto, l'iniquità è strabocchevole e l'impietà è giunta al colmo e non è più tollerabile. Dio è giusto, Dio non può tollerare oltremodo l'impietà che spadroneggia, non può non salvare in qualche modo quella porzione di umanità rimasta giusta che non può più vivere in questa situazione folle. E allora prepariamoci, perché adesso non sono profezie di eventi lontani, sono profezie forse anche un po' lontane, ma di eventi ormai veramente vicini. E quindi dobbiamo veramente prendere con serietà queste parole celesti, questi ammonimenti, e ritornare a Dio, ritornare individualmente, comunitariamente a Dio, cessare di offendere il Signore, smetterla di peccare, cambiare seriamente, veramente vita, e allora non avremo da temere nulla, perché ogni cosa servirà per il nostro bene, ma guai se quel giorno, il giorno dell'intervento purificatore di Dio, ci dovesse trovare nello stato di inimicizia con Dio, ci dovesse trovare non in grazia ma nel peccato grave. Ecco che questi avvisi devono, non dico spaventarci, ma renderci solleciti di una vita nuova che deve iniziare possibilmente da oggi stesso, e che la Madonna ci aiuti, San Giuseppe intervenga in nostro favore, tutti gli angeli santi del cielo ci sostengano in questo momento duro e difficile della vita e della storia dell'umanità. I Sacri Cuori siano sempre lodati e glorificati.